www.tg10.it. Bentornati ad una nuova edizione. Le notizie di oggi. Al culmine di un corso di fotografia digitale, 50 nisseni hanno visitato il Castelluccio di Geva. La comitiva, guidata dal presidente Lions Club Caltanissette dei Castelli, Fabio La Safonte, è stata accolta ai granai ducali dall'amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco messinese e dagli assessori Morinello e Salinitro. Inoltre presenti alla manifestazione anche la fondatrice della Proloco di Gela, l'avvocato Fabiola Polara e dagli studenti dell'Istituto Alberghiero Luigi Sturzo di Gela, diretto da Grazio Di Bartolo. Il tour rientra nell'ambito del progetto denominato Eredità Culturale, paesaggi, identità e visioni territoriali alla riscoperta del territorio e dei suoi castelli. La stessa comitiva successivamente ha visitato anche i Manieri di Butera e Falconara, tra i 13 edifici storici coinvolti nel Nisseno. Il pullman di Nisseni non è stato l'unico arrivato a Gela, infatti altri due gruppi di scolaresche hanno visitato il centro storico ed il museo archeologico della città di Gela. L'amministrazione comunale di Gela sostiene il progetto dell'UNICEF Città Amica dei Bambini. Ad ufficializzarlo è stato l'assessore comunale ai servizi sociali Chetti D'Amante, nel corso di un convegno promosso dall'organizzazione in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. L'intento di rendere la Convenzione ONU una pratica quotidiana anche nella realtà urbana gelese è stata confermata dalla D'Amante agli studenti del Liceo delle Scienze Umane Dante Alighieri, i quali hanno preso parte alla conferenza del Kiwanis International Club dal disagio adolescenziale alla promozione del benessere. Lavoreremo ad un patto per Gela, ha detto l'assessore D'Amante, che, partendo dai diritti dei più piccoli, offra più servizi a tutte le fasce generazionali. Il mese di novembre è il mese dedicato alle donne e alla prevenzione, la lotta contro la violenza sulla donna, la prevenzione del cancro al seno ed altro. È la vita il nostro messaggio, ha dichiarato Yolanda Vox. Felicità, rispetto. In ogni stagione le donne devono profumare come i fiori di campo, essere energiche come le onde del mare, tenere come l'uva e fresche come l'aria di dicembre. Bene, era questa l'ultima notizia. Vi ricordiamo che per gli approfondimenti, le interviste, i servizi e tutte le novità di oggi, l'appuntamento è rinviato alle 14 per la prima edizione del TG10. Oppure potrete consultare il nostro portale all'indirizzo www.tg10.it. Grazie per l'attenzione, alle prossime edizioni!